Il cioccolato, più di 500 sostanze in un solo alimento. Il cioccolato è uno degli alimenti più studiati negli ultimi anni perché oltre alle calorie che sappiamo, grassi e zuccheri, in realtà contiene tutta una serie di sostanze antiossidanti dal potere benefico per la nostra salute. Pensa che il cioccolato attraversa la storia da millenni, veniva usato dai Maya e dagli Aztechi. Il cioccolato era ritenuto il cibo degli dei e poteva essere consumato solamente dalle classi di elite, dai nobili, dai ricchi e dai militari. Attraversa la storia portando con sé quello che è un po' una brutta reputazione perché era ritenuto un alimento a torto, ricco di grassi e di zuccheri, mentre è stato rivalutato moltissimo negli ultimi anni. Viene definito addirittura un cibo funzionale, un functional food. Questo nome sicuramente è collegato alle sue proprietà antiossidanti che possiede. È sicuramente un cibo molto calorico, abbiamo detto, poiché contiene 560 calorie, se valutiamo l'alimento su 100 grammi, tanti grassi, circa 45 grammi, gli zuccheri sono variabili da un minimo di 30 a salire a seconda del tipo di cioccolato. Il cioccolato è formato principalmente dal burro di cacao e dalla pasta di cacao. Il burro di cacao contiene grassi buoni, troviamo per esempio l'acido oleico, lo stesso dell'olio extravergine d'oliva, il palmitico, lo stearico. Nella pasta di cacao invece troviamo vitamine, minerali e antiossidanti. Vitamine come la vitamina E, minerali come magnesio, zinco, potassio e soprattutto troviamo finalmente gli antiossidanti, che sono dei composti polifenolici come le procianidine, i flavonoidi. Quindi, quali sono le proprietà benefiche di questi composti antiossidanti? Sicuramente hanno un effetto appunto antiossidante che va a modulare quello che è lo stress ossidativo da una parte. Pensa che ha un effetto positivo anche nella gestione della pressione arteriosa, quindi va ad abbassare la pressione arteriosa, un effetto benefico sulla modulazione del colesterolo, infatti va ad aumentare quello che è il colesterolo buono, l'HDL, e fa abbassare il colesterolo cattivo, il famoso LDL. Va a potenziare le funzioni cognitive, ha un effetto positivo nel miglioramento del tono dell'umore e poi, altro elemento importante, agisce sull'insulina. In che modo? Va a migliorare la sensibilità insulinica e va a diminuire l'insulinoresistenza. Altro elemento importante è sicuramente il senso di sazietà e la modulazione sul tono dell'umore. Infatti il cioccolato è molto usato, per esempio, dalle donne prima del ciclo mestruale. Ma a questo punto la domanda fondamentale è: quale tipo di cioccolato? Quale cioccolato devi scegliere? Dobbiamo agire sicuramente su un cioccolato di alta qualità. Infatti, gli studi sull'effetto benefico del cioccolato si sono concentrati su un cioccolato che contiene un 70% di pasta di cacao. E infatti, si è visto che questa è la percentuale migliore che fa rimanere più antiossidanti in questo alimento. E poi, dall'altro lato, bisogna agire sulla quantità, chiaramente, perché se esageriamo con la quantità, chiaramente introduciamo anche tante calorie e ci sarà un effetto negativo a livello del peso. Si è visto che la quantità migliore per il consumo giornaliero è tra 10 e 20 grammi al giorno, quindi significa circa un quadratino di cioccolato. Mentre, per esempio, in un cioccolato al latte e in un cioccolato bianco non troviamo questi effetti benefici proprio perché, per esempio, il latte diminuisce l'attività dei polifenoli e addirittura il cioccolato bianco, non avendo la pasta di cacao, non possiede polifenoli. Sicuramente ti stare chiedendo quali sono gli effetti negativi. Esistono degli effetti negativi? Sì, perché, per esempio, il cioccolato possiede delle ammine vasoattive che possono peggiorare degli attacchi di emicrania e di mal di testa in persone sensibili a questa sostanza. E dall'altra parte, se per esempio soffri di reflusso gastroesofageo o gastrite, sicuramente il cioccolato non fa per te. La buona notizia è che puoi mangiare il cioccolato durante la giornata e per avere tutti questi effetti positivi e introdurre i polifenoli dall'effetto antiossidante e soprattutto antinfiammatorio, puoi consumarne una giusta quantità, come tra 10 e 20 grammi durante la giornata, avendo degli effetti ottimi per la tua salute.